Siamo alla pagina della cultura e degli spettacoli. Stanno riscuotendo davvero molto interesse le opere del pittore parmigiano Francesco Vidice, esponente di spicco della cosiddetta action painting. Vediamo il servizio. Vive a Lesignano Bagni, ma le sue opere sono state viste in tutta Italia. Francesco Vidice parla della sua arte e le dà un nome, action painting. I colori, per raccontarla, sono quelli primari, escludendo così tutto ciò che nasce dalla commistione cromatica, una ricerca che porta da dove si è iniziato, nel mondo dei bambini. Apparizioni che sulla tela nascono da movimenti della mano, del braccio, dei fianchi, con getti di colore a volte rapidissimi, a tratti ponderati. Razionale ed irrazionale convivono cromi emozionanti e vibranti che raccontano agli occhi eleganza, forza, dinamicità ed unicità. Sono delle visioni che vengono più che altro dall'inconscio e si materializzano sulle tele, ecco, e mi trovo delle apparizioni che sviluppo mano a mano che si presentano, e con la parte razionale dispongo i colori e mi lascio anche andare con la parte irrazionale attinente all'emisfero destro del cervello, dove tipica espressione, diciamo, dei bambini, dei fanciulli, dove troviamo una miniera di dati, in quanto l'inconscio veramente ha una ricchezza incredibile. Ecco. C'è un grande utilizzo dei colori primari. Perché? Esatto. Sì, i colori primari sono quelli che piacciono alla gente in generale, ma piacciono soprattutto a me. I colori primari, blu, giallo, rosso. E con questi colori, tutti sanno, si fanno tutti gli altri colori. Francesco Vidice sarà alla Galleria L'Accanto di Milano con una mostra dal 12 al 26 aprile. Poi le sue opere a maggio e giugno saranno esposte a Roma e Venezia.